Sono Donato Mosella, deputato al Parlamento, gruppo Alleanza per l'Italia. Si è svolto oggi il primo Consiglio nazionale di Alleanza per l'Italia, che è un po' il cuore politico di questo movimento, partito che si va strutturando al centro come in periferia. Oggi si sono ritrovati per la prima volta in un numero, come dire, contenuto i dirigenti nazionali e i dirigenti dei territori, soprattutto il livello intermedio, quello regionale. Hanno avuto un confronto sulla relazione di Francesco Rutelli, che è una relazione politica che ha posto una serie di questioni e di nodi, e è venuto fuori un dibattito molto interessante, molto soddisfacente, che dimostra due cose. Uno, che c'è vivacità sul territorio e quindi c'è voglia di allargare, di impegnarsi e di far nascere e costruire il partito. Soprattutto comincia a definirsi un profilo, un'identità, sia sul piano politico sia sul piano organizzativo. C'è il convincimento che l'Italia ha bisogno di qualcosa di più di Alleanza per l'Italia, ma quindi un nuovo polo, una prospettiva più larga, ma c'è anche il convincimento che quel nuovo polo sarà nella misura in cui Alleanza per l'Italia riuscirà a portare il suo contributo, un contributo di presenze, quindi di adesioni sul territorio, per prepararci anche alle scadenze elettorali, che sono le prossime amministrative, e quanto verrà. È un contributo di contenuti, perché le storie, le appartenenze dalle quali molti di Alleanza per l'Italia provengono, che sono diversi petali di un fiore che ne è anche nel simbolo, e anche nel simbolo, sono una garanzia di identità, e questa identità dovrà entrare insieme alle altre forze liberali, cattoliche, impegnate all'interno di questa nuova dimensione di rimescolamento che in Italia si va creando e che è auspicata da tanti cittadini. Dobbiamo anche immaginare un partito in grado di catturare nuovo consenso. C'è un astensionismo micidiale nel nostro paese. Ci sono tanti giovani che non credono più alla politica. Non credono più alla politica perché vorrebbero la buona politica. Ed è compito nostro, insieme a tanti altri che si stanno avvicinando, a dare all'Italia una nuova opportunità, una nuova stagione in cui è la politica a sciogliere i nodi. Non c'è piazza che tenga, non ci sono soluzioni diverse. È la politica, per quanto difficile, è la politica che deve dare le risposte. E questo Consiglio nazionale, oggi nell'ascolto che ci siamo reciprocamente concessi, è stato un segno di possibilità, di speranza che noi dobbiamo necessariamente coltivare. Lo dobbiamo fare per noi, per la politica, per il Paese e per tanti cittadini che aspettano una nuova opportunità.